E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, sono Jurassic410 e oggi siamo qua nuovamente su Sky Factory 4. Siamo qua, come avevo promesso, ho costruito la nuova zona, quindi tutta la zona qua sotto è la nuova zona dove passeranno i tubi e tutto, quindi questa qua è la zona vecchia che avete già visto nello scorso episodio, scendendo qua in questa bellissima scala chioccia, tra l'altro sono accorto adesso di averla fatta storta, quindi la ripariamo subito. Perché non me ne ero sinceramente accorto, vabbè, poco male. Comunque, opla, eccoci qua. Questa qua è la nuova scalinata. Quindi, scendendo da questa scala chioccia si va nella nuova zona. L'ho fatta così un po' più larga perché ovviamente dobbiamo arrivare qua dietro, sostanzialmente. Tra l'altro qua mi sa che metterei della staccionata qua dietro perché non è che mi fidi più di tanto. Comunque, vabbè, quello lo guardiamo poi. Allora, craftiamo un po' di servo intanto, che sicuramente ci servono qui. Ok, allora ci serve il ferro, che non mi ricordo dove ho. Ne abbiamo uno sul node, l'avevo preparato, dai, siamo seri? Sì, ok, infatti. Perfetto, infatti mi ricordo di averlo preparato, sono stato bravissimo. Ok, facciamo un po' di questi. Ah, non ho preparato il tin però. Non ho preparato il tin. Andiamo subito a preparare il tin, perché mi sa che ci occorre. Adesso non mi sembra che l'item si faccia col tin. Adesso non ne sono proprio sicuro, ma guarda, sono quasi sicuro che serva. Nel caso noi comunque lo facciamo ugualmente, tanto non è un grosso problema, ecco. Non è un grosso problema in caso ne facciamo di più. Tra l'altro ne possiamo fare uno stack, facciamo uno stack. Tanto comunque il tin, se non serve adesso, serve in futuro, eh. State tranquilli che il tin è un materiale che solitamente, con qualsiasi mod tecnica, la thermal expansion in realtà non tantissimo, però comunque servirà, quindi, e poi tanto dobbiamo autocraftare questa cosa, quindi va bene così. Craftiamo un po' di servo. Quante ceste abbiamo? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo 10... 13 ceste, quindi facciamo 13 servo, ok, per adesso, che tutti li facciamo, 13 servo, poi vediamo in futuro se aggiungerne altri o meno, e facciamo item duct, ok. Purtroppo mi sa che non esiste quello che stavo cercando, il controller, che invece l'altra moda avrebbe avuto. Esatto, serve il tin comunque, quindi dobbiamo far passare un tubo dietro ogni oggetto per poter appunto far capire i tubi dove vanno le cose. Fortunatamente i tubi della thermal sono molto intelligenti, quindi capiscono da soli che se qua c'è un oggetto, ah ok, lo metto lì, non è che si incastrano i tubi. C'era un'altra mod invece che lo faceva, che mod era? Una mod vecchia che non penso neanche esista più, adesso non mi ricordo purtroppo. Vabbè, poco male, non mi ricordo. Comunque noi adesso facciamo così, facciamo partire tutti i tubi da qua, facciamo il più, anche se è brutto, il più corto possibile, quindi qua dritto per dritto li facciamo uscire direttamente qua e subito dietro, perché non ho troppo materiale al momento, quindi per adesso lo facciamo il più piccolino possibile. Ok, abbiamo fatto tutti i buchi, quindi adesso da qua sotto facciamo partire tutti i tubi. Anche se so, questi qua non mi piacciono neanche a me, preferisco anch'io vedere dentro gli oggetti che si muovono, ma purtroppo al momento non abbiamo possibilità di fare quelli che si vedono, anche perché serve un pulverizer e tutto. Tra l'altro dobbiamo fare un oggetto, l'oggetto più importante di tutti, come abbiamo fatto a dimenticarci, si crafta con un sacco di tin. L'unico oggetto utile di tutte le mod tecniche, la wrench, quindi craftiamola con, allora mi pare si crafti così, non me lo ricordo, non si crafta così, si crafta con tutti questi, no, eccoci qua, sto provando la mia stupidità nel craftare la wrench, si crafta al contrario, ok, il crescent hammer, l'unico oggetto utile delle mod, quindi la che bellissima chiave inglese. Adesso sì che siamo pronti per iniziare l'automazione. Allora, craftiamo già anche tutti gli ultimi tubi che rimangono, perché sicuramente servono, quindi li facciamo tutti in uno stack e più, va bene. Ok, la wrench cos'è? Che per chi non l'avesse mai vista, semplicemente ti permette di fare questo. Puoi sdroppare subito il tubo invece di romperlo. Ti permette di
togliere una faccia del tubo, vedete, e adesso non posso più rimetterlo ovviamente perché devo schiacciare dalla parte dove va tolta la faccia per poterlo fare. Comunque è un oggetto che serve, praticamente è un oggetto che serve per modificare i tubi e i macchinari in sostanza. Ok, colleghiamoli tutti in questo modo bellissimo, fantastico, meraviglioso. In realtà non mi piace perché qua facciamo un po' di griglia, facciamo un po' di griglia di lag, però va bene, nel senso, ok, cerchiamo di farlo al meno possibile. E qua dovremmo avere tutti i nostri cosi. Tra l'altro qua mi sa che facciamo un micro passaggio dietro, sì, per poter andare a vedere cosa succede. Allora li facciamo passare tutti da questo, quindi facciamo salire di qua, ok, e facciamo il passaggio che ho detto da dietro. Quindi da qua magari facciamo un corridoietto che va direttamente qua dietro. Non mi piace. Oh, sta piovendo. Fantastico. Adesso questa pioggia ci romperà le scatole per giorni. Allora facciamo. Sapete che non lo so. Qua togliamo questo cancelletto. Facciamo una zona in cui poter passare, in cui poter andare tranquilli. Qua tra l'altro mi sono dimenticato di mettere quello che ho messo su per tutti. Oh, sta cosa qua mi sembrava carina. L'ho messo per tutti per far finta che la struttura sotto tenesse su quella sopra, anche se in realtà siamo nel void, quindi non è proprio così, diciamo. Però vabbè, mi sembrava carino, l'ho fatto. Ditemi cosa ne pensate. Secondo me ci sta, nel senso, è carina come cosa. Non è bellissima, è carina nel senso che sembra che da sopra non cambia niente, da sotto sembra che lo stia tenendo su con dei piedini. Quindi boh, per me ci sta. Ok, qua lasciamo il buchino per il tubo. Ok, vorrei che smettesse di piovere adesso, quindi appena è notte. Mi sa che adesso è notte, no, sunset è tramonto. Ok, quindi adesso appena subito andiamo a dormire, che almeno evitiamo che si faccia sta bruttezza qua. Qua mettiamo le torce se non spawnano i mob, e vorrei evitare, visto che non abbiamo neanche un mob spawner, quindi vuol dire che tutti i mob spawnerebbero nell'unica zona scura, quindi tutti i mob sarebbero lì a ucciderci, il che non è proprio fantastico. La protezione la mettiamo subito, sì, perché qua cadiamo nel vuoto, quindi la protezione la mettiamo subitissimo. Andiamo a prendere la protezione. Scusatemi se sto facendo tutta sta cosa qua, ma mi serve assolutamente, perché io so già che cado nel vuoto e non penso che gli oggetti rimangano se cadiamo nel vuoto. Penso che scompaia tutto, quindi vorrei evitare. Tra l'altro non abbiamo, mi sa che non abbiamo neanche quasi tutti i tubi. Sa che no, ci bastano, però siamo molto a rischio, nel senso non ne abbiamo così tanti in realtà da poter gioire così tanto. Cosa che stavamo facendo? Mi sono dimenticato. Ah, prendere le staccionate. Tra l'altro non sono sicuro di voler fare la zona chest così, perché mi è venuto in mente una cosa. Allora, intanto può andare bene così, nel senso che intanto li accumuliamo e basta. Quando però autocraftiamo le cose, non possiamo lasciarli qua assolutamente, perché ci serve che sia questo sia l'altro riesca ad uscire. Quindi non lo so in realtà. Per adesso comunque lasciamolo così. Allora, qua la zona lag non la dobbiamo creare, quindi bisogna evitare di fare una griglia. Quindi facciamo in questo modo, anche se non è proprio il massimo dell'efficienza, però facciamo in questo modo. Adesso voi direte: ma stai facendo la griglia? Sì, però adesso facciamo. Perché dovete sapere, allora non so se è ancora così, perché magari con tutte dalla 1.7.10 andando avanti tutto si è migliorato, sicuramente i tubi sono più intelligenti di come erano nella 1.7.10. Però una volta facendo questa cosa qua, facendo questa cosa qua griglia, gli oggetti non capivano dove dovevano andare, però faceva laggare il gioco, perché se ce n'erano tanto soprattutto faceva laggare il gioco. Io penso sia ancora così, perché non penso che magicamente abbiano risolto il problema dal nulla. Comunque vabbè, allora bisogna ricordarsi che queste qua bisogna scollegarle, oppure ne craftiamo delle altre. Craftiamole tutte invece, craftiamone altre due almeno, che così facciamo le zone quelle sopra, facciamo altre due di queste, così mettiamo dentro altri due oggetti e poi
o andiamo avanti di qua un pochino o andiamo più su, facciamo un altro piano della nostra struttura, andiamo più su, perché se vengo di qua vuol dire che bisogna rifare quell'impianto lì, quindi sprechiamo più tubi, che si potrebbe anche fare, non è un grossissimo problema. Vorrei fare però il lucchetto invece, vorrei farlo, però mi serve del ferro, anzi vabbè il ferro, guarda, facciamo così, il ferro, ok, queste e alberelli, ok, così li facciamo mettere tutti qua, tanto non ce n'è altro, vero? Oltre alla c'è quella della gravel, ok, il ferro lo mettiamo qua in fondo allora. Ok, perché sto cercando di fare un ordine, qua ci sono tutti i materiali normali e poi da qua in poi partiremo con, cioè da qua in poi, da qua a un pochino e poi vedremo cosa fare, metteremo gli oggetti quelli un po' più preziosi, quindi gravel, resina, questo e questo, qua droppano, ecco, poi alcune piante droppano anche dei materiali particolari, tipo la quello della gravel droppa ogni tanto la flint, bisognerà capire anche quello dove mandarlo. Comunque per adesso siamo qua, mettiamo tutti i servo e dovrebbe iniziare a svuotare tutte le ceste, ovviamente attivi senza redstone, sempre attivi, attivi senza redstone. Purtroppo non abbiamo i tubi quelli belli, quindi non possiamo vedere se effettivamente sono partiti, nel senso che gli oggetti con quelli belli trasparenti ci vedi attraverso, che è una figata assurda. Che infatti appena possiamo, appena abbiamo un induction smelter, facciamo tutto per fare quelli trasparenti, li convertiamo questi in trasparenti perché assolutamente li voglio, quindi lo facciamo. Anche se in realtà, vi dico la verità, fanno laggare di più, perché fanno laggare di più. Però quando li vedete li amate anche voi sicuro, perché fanno laggare perché devono renderizzare proprio l'oggetto così che viene trasportato dentro il tubo, però è tutta un'altra cosa vedere gli oggetti che si muovono. Almeno sai se c'è qualcosa che non va, più che altro. C'è anche quello. Allora, vediamo se si stanno scendendo, quindi li sta spostando lentissimamente purtroppo, perché sono i servo quelli più brutti che ci sono, però funziona. Qua prima, fra un attimo dovrebbe aumentare, fra un attimo, ecco che sta già aumentando, 400, adesso dovrebbe andare a 413, ok, sta aumentando con calma, perché purtroppo, ripeto, sono sia i tubi sia i servo quelli più brutti, però ehi, con calma lo facciamo. Ok, possiamo fare anche una... Ah, qua possiamo allungarla intanto, la zona. Che non so se fa, perché qua ci sono ste ceste qua in mezzo. Ma ho sbagliato a mettere qua sta creazione qua. Dovevo metterla da un'altra parte, però ormai l'abbiamo messa qua, quindi va bene così. Allora, intanto che tanto qua adesso iniziano ad andare avanti, voglio craftare un sacco di... Tanto di legno ne abbiamo, perché sto finendo tutto quello che abbiamo qua, che ne abbiamo ancora 19 stack, quindi... Voglio craftare un sacco di upgrade, magari anche quelli potenti, quindi chiocciola, drums, anche questi qua 256 voglio craftare, che si fanno col tin e la stone. Questi non possiamo ancora, però questi qua sì, almeno facciamo questo con il tin stone, ci serve cuocere della pietra, quindi serve cuocere della pietra, me ne serve 1, 2, 2, tre van bene in realtà, perché ne butto 2 a quelli del legno e 1 solo a quello degli stick, perché gli stick ne produce molto di meno rispetto al legno, perché il legno effettivamente sono tutte piante, quindi è giusto che tutte producano legno. Qua comunque, come vedete, già 4 stack li ha svuotati, che stanno finendo dentro qua. Spero di farlo in fretta, prima di riuscire, prima di non farla incastrare, perché non sarebbe divertente. Ok, stone pressure plate, e si fa con 2 ceste, quindi mi servono 6 ceste, mi servono 1, 3, 4, 5, 6, ok, così ne facciamo 3, e vabbè, tin che ne abbiamo, quindi abbiamo fatto, tra l'altro, esatto, un altro upgrade, quindi un altro di questo. Ok, si può craftare anche quello per disinstallare gli upgrade, quindi quello probabilmente non penso di farlo adesso, perché gli upgrade li voglio, quindi non ha senso rimuoverli, però sicuramente per finire tutto il libro della quest lo faremo in futuro, quindi con calma lo facciamo. Stone, ok, craftiamo ancora una volta questo, opla, ok, 3. Tra l'altro adesso vediamo se effettivamente se ne può mettere più di uno, perché io ho dato per scontato che si può fare, ma non lo so. Ok, e 2, sì, si possono mettere. Ok, questo adesso tiene 40.000 blocchi, quindi spero proprio che 40.000 log di legno
ce la faccia, nel senso. Sicuramente, purtroppo, immagino non sia così. Nel senso che prima o poi richiederà di aggiungere un altro upgrade. Però vabbè, si crafta, come avete visto, super semplice. No, mantiene gli oggetti. Si crafta, come avete visto, super semplice, quindi non è un grosso problema in realtà. Ok, adesso iniziamo un po' di lag. Voglio spostare questi là sopra. Quindi andiamo a spostarli. E allora, intanto direi di finirle queste. Della prima pagina, più che altro. Che sono tutto sommato abbastanza. Cioè, più che altro, non anche se non riusciamo magari a finirle tutte, però finire quella dei. Già faccio degli alberelli. Quindi di fare tutti gli alberi. Quindi quello di oro e quello di diamante, sostanzialmente ci mancavano, se non sbaglio. Ok, questa qua vuota, però io non so se voglio metterla, perché secondo me se la mettiamo parte a riempirla di roba random, perché i tubi qua non hanno né filtri né niente al momento, quindi aspettiamo. Mettiamo via un po' di legno nella cesta qua. Ok, tra l'altro anche questa cesta qua è piena di schifo. In sostanza, al momento è piena di schifo. Ok, abbiamo silver e oro. Quindi silver, amber, iniziamo. Tanto adesso è abbastanza easy, abbiamo già capito come si fa. Poi questo qua si fa con il grey. Un colore me lo fa, il grey. Bone e pulverized charcoal. Ink sack. Ok. Ink sack non l'apprezzo. Oppure con il fiore azzurro bluet. La ink sack non la apprezzo, perché come la facciamo a prendere? E altrimenti possiamo fare il grinder. Sempre se... aspetta, vediamo se intanto è valida come cosa. Perché non lo so. Perché il grindstone horse power. Il grindstone, però non mi mette il grinder, non me lo mette. Che è quello della... della applied energistic, il grinder. Beh, possiamo provare a farlo spawnare, tanto in realtà di bone meal ne abbiamo infinite in sostanza, quindi possiamo provare. Anzi, facciamo tutta la zona qua d'erba, così abbiamo più possibilità che effettivamente spawni. Allora prendiamo questa, ok, facciamo un sacco di terra. Facciamo così, che facciamo prima? Facciamo, riempiamo tutto di terra in modo che sia pronta per la. Anche se in realtà dovrà poi espandersi il grass. Però intanto già noi intanto lo iniziamo a mettere, poi vediamo come fare. Ok, già si sta espandendo, quindi già che da qua si sta espandendo, facciamolo da qua. Ok, fiore rosso, va bene, mi serve il fiore bianco però. Ok, ho fatto una quest di non so dove in realtà. Ah, questa, ok. Ho fatto dell'erba alta e mi ha dato dei semi. Dico la verità, sinceramente dubito che si spawni così. Vabbè, niente, mi ha raccolto un po' di semi comunque. Che semi? Anguria? Melon seed. Potremmo piantare i meloni, che almeno mangiamo qualcosa di un po' meglio dello schifo che stiamo mangiando adesso. Vabbè, comunque questo è solo un piccolo dettaglio, lo vediamo poi. Allora, qua in teoria adesso dovremmo vedere le ceste quasi vuote. Esatto. Allora, vi spiego anche una cosa, che magari qualcuno di voi se lo sta chiedendo, perché non abbia attaccato direttamente i tubi ai bonsai. Cosa che si può fare, penso. Non l'ho fatto perché alcune cose, tipo per esempio questo qua di gravel, so che droppa la flint. Io la flint non ho spazio dove mettere al momento. Quindi ho evitato di farlo, così almeno se c'è qualcun altro che non so che droppa qualcosa di diverso, non smette di produrre solo perché si è incastrato magari un pezzo di gravel o quello che è. Semplicemente così almeno rimane nella chest. Se vedo che ma questo qua non sta più aumentando, come mai? Probabilmente c'è la chest piena, vado a vedere la chest, effettivamente è piena, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ok, allora dobbiamo capire come polverizzare le cose. Perché per fare purtroppo l'ambra, questa qua di silver, serve polverizzare per forza del materiale. Perché altrimenti questo... aspettate, c'è un black sack qualcosa, black powder, non si può craftare, quindi bisogna polverizzare il charcoal. Come lo facciamo? Cerchiamo un pulverizer. Ok, pulverizer so che possiamo farlo. Possiamo fare un pestello, come si chiama? Quello per esempio crusher. Ok, crush tab.
Proviamo a fare una cosa. Non penso proprio funzioni, eh. Però magari abbiamo super mega iper culo e lo fa. Vediamo. No, ovviamente non lo fa. Ci ho sperato per un secondo, ma non è stato così. Allora dormiamo così, riflettiamo su questa cosa. Come possiamo fare a tritare qualcosa? Perché dovremmo avere quella del lapide energistic, che è la grindstone. La grindstone ce l'abbiamo. Esatto, tra l'altro, fermati. Ah, abbiamo questo oggetto che si chiama proprio grindstone. E se proprio non serve, è quella che c'è sempre il cavallo che gira intorno. Non l'ho mai cagata perché c'era un cavallo. E invece a quanto pare non serve il cavallo. Nel senso che c'è scritto di fare tasto destro e funziona. Quindi proviamo a craftarla nel dubbio. Insomma, proviamo a craftarla e vediamo se effettivamente è un'opzione che possiamo utilizzare o meno. Allora, facciamo cuocere intanto 6 pezzi. Che bello però avere un po' tutto sistemato finalmente. Un po' tutto sistemato e poi apriamo questa cesta, c'è dentro tutta la merda. Però questi sono dettagli. Questi sono solo dettagli. Allora, ci serve uno stick poi. Lo prendiamo da qua, tanto ne abbiamo un milione. Uno solo, non 64. Ok. Aspettiamo che qua si cuocia e proviamo poi a... Ci serve grindare del carbone. Anche dal charcoal, va bene. Proviamoci. E vediamo se... Ah, tra l'altro il coal dovrebbe droppare in mini coal. Adesso mi viene in mente. Eh sì, quindi anche il mini coal effettivamente droppa cose. Allora, grindstone la mettiamo qua sopra intanto. Ok. Proviamo a metterci dentro il charcoal, vediamo. C'è una GUI? No. Ok. Ok, right click, esatto, là sopra c'è una percentuale e dovrebbe, tanto non fa nessun rumore questo oggetto qua, bellissimo. Ok, ah, e mi droppa effettivamente quello. Poi per raccoglierla come si fa? Ma magari da quest'altra parte, proviamo a vedere se... Sì, ok, bisogna schiacciarci sopra. Ok, niente, già più facile allora. Quindi ci ha droppato effettivamente quello che ci serviva. Quindi bella la grindstone, ok. Ok, niente, pensavo fosse tutto più complicato. Invece a quanto pare non lo è. Yay, meglio così. Questo qua, bone meal 2, abbiamo. Se facciamo abbiamo il nostro light grey dye. Quindi possiamo fare il silver amber finalmente. Silver amber. Ok, che si fa con tin, led e petrified. Quindi petrified, tin, che dovrebbe essere questo qua davanti. No, questo qua. No, led, questo qua è il led che ci serve. E il tin, che è questo qua dietro, sì. Ok, tanto madonna, avete visto che casino che ci sono in questa chest. Ma non preoccupatevi, va tutto bene. Ok, ne abbiamo 3. Tra l'altro ho sbagliato perché volevo mantenerne 2. Via, ma ho sbagliato, ho miscliccato ovviamente. Ok, abbiamo l'amber, quindi ci serve il silver sapling, che si crafterà sempre nello stesso modo, immagino, per quello che l'ho messo, esatto, tramite il merlin sapling, che si fa tramite il lapis e acqua, sempre, va bene. Lapis e acqua li abbiamo, quindi easy. Quindi abbiamo 2 mithril adesso, menril. Ok, li buttiamo qua e li craftiamo e abbiamo il nostro bellissimo oggetto. Adesso dovrei metterlo qua a farmare, quindi lo metto lì a farmare. Non ho niente di pronto al momento. Craftiamo 2, 3, 4 in realtà, 4 ceste craftiamo. Ok, che brutta che la mouse tweaker, che mod proprio brutta. Mi dà proprio fastidio averla. La inventory tweaker è una cosa. E fin lì, vabbè, sono io stupido che mi sclicco. Va bene. Madonna, ma la mouse tweaker mi dà proprio un fastidio che non potete capire. Perché non so se non sono io a non saperla usare, ma che può essere, non sto negando questa cosa. Però, cioè, mi schiaccia in giro da sola, trasporta dentro le robe, le mette nel punto sbagliato. Cioè, che sbatti, nel senso. Abbiamo un lingotto, ci serve del ferro anche. Madonna. Quindi facciamo il ferro. Ci serve anche... Ah, il ferro sta... Ah sì, il ferro sta finendo giustamente dentro...
dentro qua, perché il ferro è l'unico che può essere, che viene raccolto, che non mi ricordavo. Tra l'altro, come avete visto, non capisco perché possiamo mangiare qualsiasi cosa. Qua possiamo mangiare qualsiasi acorn, anche questa qua di ferro. Cioè, rendetevi conto, eh. No, cioè, per dire. Solo per dire. Comunque, vabbè, non facciamoci caso, nel senso che va bene così. Ok, e fin qua ci siamo. Silver Sapling l'abbiamo fatto. Abbiamo preso anche la quest, giusto? Sì. Ci manca il collo di diamante, che facciamo la prossima volta, però. Adesso voglio finire di automatizzare lì. Mi serve il LED. Mi serve il LED per fare il tubo. Mettiamo questi qua. Ci serve del bone meal. Del bone meal. 1, 2. Non per pitturare questi. Cioè anche, ma non l'ho preso per quello. L'ho preso perché ci serve insieme alla dirt, che spero abbiamo, sì, per fare il fertilizer. E questi qua intanto li piazziamo, così iniziano un pochino a farmare il silver sapling. Poi ci serve un servo, in realtà. Quindi ci servono le nugget, che ne abbiamo una sola. Ottimo, ottimo, devo dire. Ok, quindi una la usiamo per catturare le nugget. Ci serve un pezzo di vetro e che cosa per fare il servo. Il servo si crafta così. E cosa manca? Ah, un pezzo di redstone manca. Mi sa che si fa al contrario, però vediamo se ho sbagliato. No, è giusto, ok, servo ce l'abbiamo. Quindi questo via. Ok, e colleghiamo la nuova cesta a sotto. Anche se in realtà al momento non cioè al momento rimarrà tutto nella cesta, perché non è pronta per fare questa cosa. Però va bene. Ecco, questo è stato un errore molto grave, averla collegata senza, perché adesso si incasinerà qualcosa sicuro. Qualche oggetto che non poteva uscire adesso stava venendo qua. Vabbè, lo correggeremo appena vedo che è successo, lo correggiamo. Comunque, da Jurassic World 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio da Sky Factory 4. Quindi ciao a tutti.